6 giorni speciali al Golf Club Collina del Gavi, la PGI ha portato qui il suo massimo valore, ovvero i suoi campionati, quello senior, quello femminile, quello maschile, con dentro una pro-am di festa per tanti amatori del golf. Parliamo con Giorgio Merletti, che è ideatore di questa formula, professionista in questi 6 giorni estremamente dedicato solo agli aspetti organizzativi. Partiamo proprio dal valore di questo evento arrivato qui a Gavi. Il valore di questo evento lo dimostra la partecipazione. È un evento unico in Italia perché racchiude, come diceva lei, tre tipi di manifestazioni in particolare. Quindi abbiamo il campionato riservato agli over 50, i professionisti, diciamo, un po' più attempati ma con un'esperienza straordinaria. Cito un nome per tutti, Costantino Rocca, che è anche presidente dell'associazione. Ovviamente è un po' il leader di questo movimento over 50. Poi abbiamo avuto le donne, una straordinaria vittoria di Diana Luna con uno score, quindi un punteggio molto molto buono, su un campo che tutti considerano di ottimo livello, quindi di questo ringrazio Collina del Gavi di averci ospitato per questa manifestazione che negli ultimi anni abbiamo disputato sempre al Circolo Gormargara, che è sempre qua vicino, in provincia di Alessandria. Detto questo, rimane come parte finale della manifestazione la Pro-Am di oggi, quindi 32 team che coinvolgono 32 professionisti e 96 amatori, e da domani fino a sabato il campionato maschile, quello diciamo più di livello, della nostra associazione, il defending champion Andrea Maestroni, che sta giocando Pro-Am con qualche ospite, e quindi da domani vedremo il gioco dei nostri migliori professionisti, quelli anche più titolati. Cito per tutti Federico Colombo, che è arrivato da poco tempo, da pochi giorni dall'Australia e che da domani sarà qui a Collina dei Gavi a sfoggiare il suo miglior gioco. PGA, che è un marchio a livello mondiale importantissimo, lo è anche in Italia nella sua versione tricolore. Parliamo dell'associazione che racchiude i giocatori professionisti di golf. Quali numeri? Una fotografia di questo movimento. Beh, i numeri sono in ascesa, siamo circa 600 gli associati in Italia, la maggior parte di loro sono operatori nel settore dell'insegnamento, quindi in ogni circolo di golf italiano nel 90% dei casi opera un professionista PGA. PGA, come diceva giustamente lei, è sinonimo di garanzia, per cui se voi impattate con un professionista PGA avete sicuramente davanti una persona attrezzata e una persona sicuramente in grado di fornire i migliori consigli per farvi migliorare. Possiamo dire che il golf in quest'ultimo decennio in Italia è cresciuto in maniera straordinaria, anche grazie, insomma, ai protagonisti. Oggi anche chi non è un tecnico di golf sente parlare dei fratelli Molinari, sente parlare di Matteo Manassero, insomma capisce che adesso c'è anche non solo una tradizione e una passione per il golf, ma abbiamo anche dei gran valori. Beh, l'effetto traino dei giocatori, dei grandi campioni, non lo scopriamo certo noi del golf, possiamo fare un paragone con lo sci nell'era di Tomba o di Turney, possiamo fare un paragone con l'interesse che ha destato anche uno sport un pochettino di piccoli numeri come è stato la vela con Azzurra e poi col Moro di Venezia. È certo che i nostri fratelli Molinari e Matteo Manassero e il già citato Costantino Rocca hanno dato un grandissimo contributo alla diffusione e all'immagine di uno sport pulito, positivo, che comunque può essere praticato da tutti e che quindi è un valore assolutamente unico ed è uno sport, vi consiglio, di provare. Si dice oggi golf sport per tutti, sembrava una cosa assurda magari soltanto qualche anno fa, oggi è così sia da un punto di vista economico perché non è più una disciplina così inaccessibile, ma lo è anche proprio per la capacità che avete avuto di aprire i green alle famiglie, perché è diventata veramente una cosa piacevole provare a entrare in un mondo così che abbina determinati valori come quello, insomma, dell'ambiente, della possibilità di fare sport in un ambiente unico. Beh, lo si può vedere anche dalle immagini, dietro di me vedete un grande spazio, quindi giocare a golf vuol dire finire comunque in uno spazio all'aperto molto comodo, in una situazione ovviamente che è del tutto naturale. E di questo insomma bisogna tener conto in un momento dove insomma, lo stress, la vita in città sicuramente ci spinge a cercare uno sport che possa comprendere tutto questo e il golf in questo caso lo è. Certamente, diciamo che è uno sport che si è allargato moltissimo, ci sono strutture e campi molto molto economiche, insomma, stiamo tranquillamente all'interno dei 500 euro all'anno di associazione e con poco, poco poco di più si può imparare uno sport che pochi sanno è comunque tra i più praticati del mondo. Da professionista proviamo a fare una piccola lista di consigli a chi volesse iniziare.
Beh, pazienza, prima di tutto, perché per imparare a far volare la pallina nella direzione che vogliamo, insomma, deve passare un po' di tempo, per cui questa deve essere la prima, secondo me, peculiarità che uno deve avere. La seconda peculiarità che uno deve avere è un pochettino di tempo. Il golf è uno sport che ha bisogno proprio di un pochettino di sedimentazione per riuscire a praticarlo nel modo corretto. E la terza è sicuramente una certa propensione al praticare qualsiasi cosa all'aria aperta ed avere questa motivazione di sentirsi a proprio agio in un ambiente molto 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 vasto come quello alle mie spalle. Da chi ha calcato tantissimi campi da golf, un giudizio su quello di Colline del Gavi, del presidente Francesco Berti Riboli, che ha festeggiato il ventennale proprio recentemente e che quest'anno ha voluto festeggiare con un evento così prestigioso in una settimana proprio su queste 18 buche. Beh, insomma, come ho detto poc'anzi, io ringrazio Colline del Gavi e il suo presidente per averci ospitato. È sicuramente un campo che viene apprezzato da tutti, questa è la grande peculiarità di questo posto, perché fa divertire il giocatore che comunque è ancora ritenuto agli inizi, principiante, fa divertire il giocatore medio, il dilettante che comunque è un po' di tempo che gioca e quindi prova certe emozioni a cimentarsi con certe difficoltà e sicuramente, lo vedremo anche nei prossimi 3 giorni con il campionato assoluto, sicuramente è un ottimo test per noi professionisti perché insomma per giocare bene a Colline del Gavi e ottenere un buon punteggio devi essere in ottima forma. Costantino Rocca, una settimana di grande golf, firmato PGA alle Colline del Gavi. Partiamo dalla location. Dopo 4 anni a Marghera avete scelto di venire qui a vivere queste 6 giornate di golf, credo con soddisfazione. Beh, prima cosa dobbiamo ringraziare il presidente e il Circolo Gold del Gavi, che Colline del Gavi, che ci hanno ospitato. Questa è una cosa molto importante. Hanno dovuto fare un lavoro un po' in fretta per il campo, per prepararcelo, però con il bel tempo riusciamo a giocare anche se ogni tanto c'è la nebbia, comunque questo è il più grande ringraziamento che possiamo fare. Si è già giocato il campionato italiano senior e delle donne, è stata una buona affluenza dei senior, le donne un po' meno, comunque abbiamo avuto dei buonissimi risultati dei vincitori. Gli sponsor ci hanno aiutato per un momento un po' difficile e speriamo poi l'anno prossimo di ampliare e di migliorarci. Colline del Gavi che è un 18 buche ideale per chi deve ancora imparare, ma è divertente anche per chi insomma è già campione, possiamo dirlo. Sì, ho trovato i green abbastanza difficili, abbastanza ondulati e se non li conosci bene ci puoi passare un po' di tempo. Comunque è un campo divertente. Ci sono delle buche che ti fanno giocare e altre buche che devi stare molto attento. Penso che il vincitore del PGA normale sarà uno molto paziente. Un momento importante per il golf, anche chi non è un tecnico e non lo segue da vicino con Costantino Rocca, grazie a Costantino Rocca ha iniziato a conoscere questa disciplina. Oggi i nomi dei fratelli Molinari, di Matteo Manasero stanno aiutando il golf veramente a diventare una disciplina quasi per tutti. Beh, secondo me mancano ancora un po' le strutture per quelli che non hanno tante possibilità e anche strutture per dare la possibilità ai ragazzi giovani di avvicinarsi. Se si avvicinano i giovani, si avvicinano magari anche i nonni, il papà e la mamma. E dobbiamo fare ancora tante cose. Si è iniziato e speriamo di continuare nel migliore dei modi. Un consiglio da un campione a chi volesse avvicinarsi a questa disciplina? Per me è lo sport più bello ci possa essere, per me è anche un mestiere, mi piace e penso che passare 5 ore in un mezzo al verde riesca a risanarti di tanti pensieri. Che doti deve avere uno sportivo che vuole fare golf e possibilmente anche a buon livello? Beh, se parliamo di golf è una cosa, parliamo di alto livello è un'altra cosa. A buon livello ti devi allenare, devi fare palestra, nuoto, tutto quello che serve per prepararti fisicamente bene. Per la tensione e tutto, se sei stanco è difficile riuscire a concentrarsi. Per una persona che lo fa per piacere, penso che non è che abbia bisogno di tante cose, un po' di stretching, camminare, penso che quello si faccia già sul campo da golf.